Sai, il jazz continua il suo cammino perché più che essere un genere musicale è un linguaggio. Jazz per me è questa cosa qua, la voglia di improvvisare ogni sera anche sulle stesse strutture, però inventando sempre cose diverse sul momento, quindi vivere il presente. Realizzando Che Bom ho unito due desideri molto recenti. Uno, quello di tornare in Brasile, in effetti, a registrare praticamente con la stessa sezione ritmica di Carioca. E l'altro, quello di stare in un gruppo, sia nel disco che poi live, in cui la maggioranza fossero percussionisti. Siamo un quintetto, contrabbasso, pianoforte, due percussioni e batteria. In realtà, a parte il contrabbasso, siamo tutti della stessa famiglia, perché anche il pianoforte è uno strumento a percussione. Quindi avevo voglia di trovarmi immerso in quell'atmosfera. Ho pensato, dove vado a pescare i percussionisti con cui suonare questi nuovi brani che sto scrivendo? In Brasile. Già che vado in Brasile, perché non provo ad agganciare Caetano e portarlo finalmente in studio, come vogliamo fare da un po', ma lui svicola? Andiamo in Brasile. Perché non, già che ci sono, non invito Hamilton de Holanda, con cui suono sempre, o Jacques Morellenbaum e João Bosco, che invece conosco personalmente ma con cui non ho mai suonato, e quindi sono andato in Brasile per tutti questi motivi. L'italiano che va laggiù a suonare la musica brasiliana è un po' come il finlandese che viene da noi a cantare Roberto Murolo, a dire il vero. Però per fortuna sono stati sempre molto tolleranti, tanto che in questo concerto che avevamo fatto nel 2007 in una favela, in cui il pubblico veniva in buona parte dalla favela, hanno accondisceso ad ascoltare delle canzoni che per loro sono da cantare e ballare per la strada in una veste un po' più arrangiata, particolare. Sai, il jazz continua il suo cammino perché più che essere un genere musicale è un linguaggio. L'idea che gli sta dietro, fondamentale, è quella dell'improvvisazione, altrimenti si fa fatica un po' a parlare di jazz. Quindi più che un ritmo definito, più che una struttura definita, più che una formazione precisa, più che un tipo di temi e di repertorio, jazz per me è questa cosa qua, la voglia di improvvisare ogni sera anche sulle stesse strutture, però inventando sempre cose diverse sul momento, quindi vivere il presente. Per me il concetto di errore esiste, comincia a esistere, se tu hai un'idea di perfezione o insomma un'idea di quello che vuoi fare. Faccio un esempio: tu vuoi suonare il preludio numero 2 di Chopin, le note sono quelle. Se le note non sono quelle, si comincia a parlare di errore. Perché? Perché c'è un'aspettativa precisa, cioè che le note siano esattamente quelle. Nel momento in cui tu stai improvvisando, invece, questo può accadere. Tu puoi avere in testa, puoi stare costruendo un ponte molto preciso su cui nel frattempo passi sopra, e in realtà volevi fare una cosa e te ne viene un'altra. È un problema tutto tuo, non del pubblico che non sa cosa stavi costruendo, non degli altri musicisti che suonano con te, che non sanno cosa avevi in testa. Quindi è un problema con te stesso, ti sei costruito un'idea e poi devi essere in grado, in base a quello che è accaduto, di prendere un'altra strada e portarla a casa lo stesso. Proprio come quando parliamo, interrompiamo la frase e decidiamo di ripartire perché non ci è venuta bene, oppure quando infiliamo una subordinata all'ultimo momento, oppure quando diciamo cioè, magari, e poi, dunque, quindi. Non sono bravissimo a dare i titoli ai brani perché di solito preferisco scriverli prima. So che faccio parte di una schiera di compositori che fa così, e io cito sempre Claude Debussy per pulirmi la coscienza, che scriveva dei brani, poi andava dai suoi amici in salotto, glieli faceva ascoltare e loro suggerivano dei titoli, ma siccome lui frequentava Mallarmé, gli venivano poi fuori i titoli La cattedrale inghiottita e I giardini sotto la pioggia. Io invece chiedo ai miei amici. Ho sempre fatto così, oppure in ogni caso aspetto di avere il disco missato per sentire proprio veramente il risultato finale, e da primo ascoltatore del disco, dimenticando che è mio, penso a un titolo che mi restituisca il sapore del brano. Dopodiché sarebbe bello non dargli i titoli, come facevano una volta sonata numero 1 o sonata numero 2. A tratti sarebbe preferibile, devo dire, perché così non influenzi minimamente l'ascoltatore e sei ancora più, sei oltre la democrazia, cioè lui fa quello che vuole del brano che gli hai dato. I
il rapporto fra letteratura e musica io lo sento molto stretto, perché è lo stesso rapporto che c'è fra conversazione e musica. Io quando improvviso o quando compongo una frase musicale sto usando regole grammaticali, proprio come quando parlo. Non mi sono mai spinto a esaminare qual è il soggetto, qual è il predicato e il complemento oggetto, ma di fatto c'è una forma in tutte le frasi musicali che uno dice che rimanda al linguaggio, rimanda alla comunicazione. Quindi in realtà la letteratura mi sembra il fratellino molto vicino alla musica, in questo senso,